Non saliamo su nessun carrozzone, non scendiamo in nessuna realtà. Fa ancora discutere l'omelia che Monsignor Giuseppe Giudice ha tenuto sabato pomeriggio a Monte Cassino. Due semplici frasi, quelle indicate, che dicono tanto. In particolare fanno intendere che la Chiesa e le associazioni di ispirazione dichiaratamente ecclesiale non si faranno tirare per la giacca in occasione delle prossime elezioni amministrative ed europee. Un chiaro ammonimento a chi pensa di sfruttare anni di militanza proponendosi come il candidato di questa o quella associazione, ma anche ai politici che potrebbero strumentalizzare amicizie o appartenenze di lunga data. Un'analisi questa rilanciata dopo le vibranti dichiarazioni con le quali il vescovo della diocesi di Nocera Inferiore Sarno ha detto no ai venditori di illusioni, impostori di ieri e di oggi, che tra poco si presenteranno a dire che vogliono mettere a posto le città. Non gli crediamo fino a quando non mettono a posto la loro vita. Non gli crediamo fino a quando non hanno imparato la teologia della novità. Non gli crederemo fino a quando non vedremo le loro mani ricostruire le nostre città. Non ci facciamo prendere in giro da nessuno, non ci facciamo boicottare, non saliamo su nessun carrozzone, non scendiamo in nessuna realtà. Dichiarazioni condivise da buona parte della classe politica locale, lungo i marciapiedi quanti sono impegnati nella prossima tornata elettorale non hanno avuto da ridire, non si sono sentiti chiamati in causa, anzi hanno applaudito all'esortazione del presule che ha indicato come strada da seguire quella della santità. Solo i santi, ha detto, ricostruiscono le città, le famiglie. Un impegno coerente, sudato e testimoniato, eppure si assiste ad un decadentismo morale e sociale incredibile. Lo aveva sottolineato nei giorni scorsi il docente universitario Alfonso Tortora. Gli uomini che ci hanno preceduto usavano parole contestualizzandone il significato in relazione al proprio tempo. Bene, questi uomini parlavano nel loro tempo di risorgimento. Siamo noi in grado oggi di riproporre questa parola? E che significato dobbiamo dare ad essa come parola e ad esso come significato? Risorgere è problema complesso. La parabola del Vangelo ci pone di fronte al tema delle risorgenze, ma lì hanno richiesto miracoli. Noi in maniera molto più terrena abbiamo bisogno invece di interventi umani che siano capaci di poter quantificare risposte a problemi che oggi ai nostri occhi si presentano come abissi profondi.